Mister Cassani, allora ovviamente prendi due gol a Carpi in 17 minuti, diventa tutto difficile, però avete provato a continuare, avevate riaperta, poi insomma il Carpi vi ha punito ancora. Sì, abbiamo fatto, siamo partiti un po' timorosi, abbiamo sofferto ovviamente la loro qualità e la loro intensità, che sono partiti fortissimo, abbiamo sofferto perché abbiamo perso tutti i duelli individuali, e se perdi i duelli individuali contro questa squadra ovviamente paghi. All'inizio stagione avevamo chiesto a Serpini la classica griglia di partenza e una sorpresa, lui ci ha detto non perché insomma ho grande stima del mister del Victor San Marino, ma secondo me potrebbero essere davvero la mina vagante del girone. Al momento, fino ad oggi, eravate a 2 di media partita, avete un recupero da fare, però insomma so che c'è anche un bel rapporto tra sì, di voi. Sì, c'è stima reciproca. Per me è uno degli allenatori più preparati di questo campionato, di questa categoria probabilmente. Lo ringrazio per le belle parole. Oggi non abbiamo fatto bene, quindi sicuro non abbiamo fatto vedere niente di che, però fino adesso siamo stati contenti. Dai, ovviamente veniamo in questo stadio con tutta questa squadra, si può pensare di soffrire insomma. Avete affrontato anche già altre big, sei fatto un'idea al Carpi insomma come che campionato può fare, può lottare per il primo posto? Ci sono squadre secondo te insomma a livello del Carpi? Allora, noi fino adesso abbiamo incontrato diciamo le tre che in teoria ai nastri di partenza erano considerate le tre favorite, sia Pistoia che San Giuliano e Carpi. Di sicuro, visto oggi il Carpi e avendo giocato in trasferta anche con la Pistoiese, oggi il Carpi è diciamo che è quella che mi ha impressionato più di tutti. Vi ha stupito, mister, la scelta del Carpi di